Amici, vi do ufficialmente il benvenuto in Goose Goose Duck con questa incredibile schermata e il pet della settimana che elimineremo. Ma che cos'è Goose Goose Duck, ovvero Oca Oca Papera? Una cosa del genere. Come vi sto facendo vedere è praticamente una sorta di Among Us, ora ci facciamo un paio di partite, però con le skin personalizzate e delle ulti incredibilmente cattive, specialmente questa. E io mi metterei il raggio laser. Vi ricordo che il gioco è totalmente gratuito su Steam, quindi potete tranquillamente scaricarlo. Come possiamo tranquillamente trovare una partita. E sì, mi sono chiamato Daffy, perché Daffy Duck. Allora, molto probabilmente la maggior parte dei giocatori sono italiani. E mettiamo click to ready. Voglio farmi assolutamente la skin, che bello il colore azzurrino. Sono un goose, quindi Daffy Goose non fitta molto. Quindi mi sa che siamo tipo gli innocenti, i crewmate. E tra l'altro le lobby sono da 16, quindi buono. Ora, è una lobby di 16 italiani, quindi mi immagino che qualcuno abbia il nome di qualche bestemmia strana. Quindi, allora, qua ci sono le task, vediamo come funziona la situazione, non possiamo killare, e questa qui è chiaramente una pila Duracell. Madò, guarda quanto è grande la mappa! Allora, noi siamo qui, dobbiamo andare in security a sinistra. Ok, andiamo in security. Madò, guarda che postazione da gamer incredibile. Ma guarda quanta gente! Madò, sembrano tipo le video lezioni. Daffy a 20. Oh no! Mi vogliono espellere! Ma che cosa, forse è Daffy? Ma siete dei pezzi di merda. Hanno skippato! Tranne Gir. Raga, Gir è un pezzo di merda, io ve lo dico. È un pezzo di merda. Va bene. Che figo. Cioè, plagio palese da Among Us. Però va bene. Quindi tutti sono safe per adesso. A few moments later. Vi faccio un taglio, voglio vedere come finisce la partita. Sono abbastanza curioso. Quindi ci vediamo a fine partita, sperando di vincerla. Abbiamo perso. Oddio, dammi una skin, ti prego. Ah, che figo. Secondo me, se perdi, ti danno i gettoni argento. Se vinci, ti danno quelli oro. Ve la butto lì. Questa è la skin finale, palese. No, che figo. No, raga, fermi. No, mi sa che non le posso cambiare. Solo tipo il capo le può cambiare. Ci sono le modalità classiche, nascondino e caccia all'anatra, penso. E poi quelle personalizzabili. Figo, magari in un prossimo video. Madonna, guarda quanta roba. Ma in caso, se volete un altro video su mod strane o nuove modalità, fatemelo sapere. E niente, siamo ancora Goose. Mi piacerebbe fare la Duck, penso, che dovrebbe essere killer. Però niente, se abbandono la lobby non ne trovo più altre. No, che roba è? No, oddio, mega casino. Devo mettere le cose qua. Allora, stanno disintegrando il reattore e non saprei come arrivarci. Credo che sia tipo la tattica definitiva, esplodere il reattore. Quindi potrei fare tipo... raga, tattica. Nope. Oh, ma non ho ancora trovato un cadavere di nessun fratello. Cioè, che in realtà va bene. Attenzione, pensavo mi avessero ucciso, incredibile. Quanti cadaveri? 1, 2, 3, 4, 5 cadaveri. Ammazza. Allora, qua non ha idea nessuno di chi sia. Io voto Airstrad Rudget perché, sinceramente, mi puzza. Potrei sbagliare, potrei aver ragione, ma mi sa che sbaglierò. Però vabbè, comunque dettagli. Anche i miei soci mi sa che l'hanno votato. Io direi che è bravissimo, Four Rings. Però vedo che qui siete tutti deficienti. Ah, c'erano due Erzras, bras. Ho sbagliato, quindi il cretino, colpo di scena, sono io. Ok. Cadavere, cadavere. No, no, raga, cadavere. Il bianco non l'ha reportato. O è un mega ritardato, oppure è un assassino. La difesa del bianco è ma non l'ho visto, quindi io lo voto. Potrebbe davvero non averlo visto, però sai com'è. Si può dare il beneficio del dubbio, ma non in questi casi. Hanno skippato una sbrega di persone, perciò... ok, va bene. È il giallo. Pressa tutto, va. Stuck con quelle mani da paperetta. Buono, buono. Il giallo è morto. Vediamo se era lui, anche se era palesemente lui. Cosa? No, no, fermi, 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 fermi. Mi sono perso qualcosa. Quell'idiota
di un giallo perché ha ventato, ma non era il killer. Secondo me, quando lui ha scritto sono un ingegnere, non voleva fare il simpaticone, bensì c'è il ruolo ingegnere che ti fa ventare anche se non sei un killer. L'avevo letto nel tutorial, me l'ero dimenticato. Quindi, secondo i miei calcoli, sono un coglione. Però possiamo ancora redimerci dicendo che è la mia letteralmente seconda partita e non sapevo le regole. Va bene. buono, dai, questo qui no. Allora, ho smarronato la prima volta col coso dell'ingegnere, che vabbè, guarda quanto pa... Ok. No, è impossibile. No, raga, è impossibile. Sono... Allora, o c'ho un cromosoma in più. Dalla regia rimandiamo il replay di quella clip, per forza. E ora potete trarre le vostre conclusioni e dirmi nei commenti se sei un cretino. Era il bianco. Era il bianco. Ma cosa sto guardando? Mi ha fatto diventare un megapollo. Me lo merito. No, me lo merito. Devo stare zitto e meritarmelo. Sono uno stupido. E io ho anche chiesto: ma bianco, mi hai visto anche tu che eri il rosso? Oh, attenzione, attenzione, svolta, svolta nel nostro caso. Ruffy dice, il rosso l'ha killato ma non era l'impostore. Succedono cose. O c'è gente che c'ha già le hack. Oh, il bianco è lui, raga, è lui. Oh, era una duck. Yes, achievement unlocked, goose victory, easy. Vediamo che premio ci dà. Come moneta argento, cos'è sto Attenzione, diventa oro! Diventa oro! No, non è vero, non è vero. Però sono tante monete argento. Quindi, un saluto ai nostri amici italiani. Li abbiamo, potremmo comprare cose, fare incredibile. Ma non è questo il momento. Vi ringrazio per la visione, vi invito a scaricare Goose Goose Duck. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete altri video particolari, magari con qualche mod, qualcosa di strano. E vi do appuntamento domani alla solita ora con un nuovo video. Ciao!